l'intervento di Francesco Giorgino è stato senz'altro calibrato con l'esigenza che avevamo di capire qualcosa in più sul versante della cura, dell'assistenza e della ricerca, però vorrei dire ha funzionato come un antidepressivo, è stata una compressa di fluoxetina che ci ha somministrato, perché ci ha dato due buone notizie. Intanto la possibilità che con l'arrivo, la nascita del bambino Gesù per Natale arriverà anche una bella delibera che risolverà il problema di quella mamma che mi presentava il disagio di dover spendere qualche centinaio di euro al mese per avere il nuovo medical device. E l'altra notizia straordinaria è dei progressi della ricerca e della innovazione in ambito farmacologico, tema che è anche nella attualità politica, poiché pone un problema che riguarda il rispetto rigoroso delle competenze differenti fra medico specialista diabetologo e medico di medicina generale. Però c'è qualche perplessità in ordine alla difficoltà registrata molto spesso su tutto il territorio nazionale dell'accesso ai farmaci innovativi che per le vigenti disposizioni dettate dall'AIFA oggi sono prescrivibili esclusivamente da parte del medico specialista. Noi sappiamo che ci sono, anche in relazione a quanto stabilito dalla legge 405 del 2001, obblighi in tal senso con riferimento alla necessità di un costante monitoraggio dei farmaci, soprattutto dei farmaci innovativi ad alto livello di complessità, ma riteniamo che possano esserci degli spazi, delle possibilità in cui l'appropriatezza prescrittiva non viene assolutamente pregiudicata se a prescrivere il medicinale innovativo in condizioni di assoluta sicurezza sia il medico di medicina generale e se a dispensare quello stesso farmaco non sia la farmacia dell'ospedale ma sia la farmacia del territorio. Grazie ancora una volta al professor Giorgino e buon proseguimento di lavoro. Adesso cederei la parola, me ne vogliono gli amici diciamo della parte scientifica, a Filippo Anelli, il quale poi dovrà, dopo il suo intervento, che chiederei di tagliare di un paio di minuti, così riusciamo a recuperare un po' le lancette dell'orologio lì indietro, e il presidente dell'ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Bari, ma è anche il vicepresidente nazionale della FINGE, l'associazione che è il sindacato rappresentativo dei medici di medicina generale. Per la verità lo accogliamo anche con un affettuoso saluto di amicizia, anche in un rapporto di collaborazione che in altra veste mi vede il suo abituale interlocutore, ed io spero che questo rapporto di interlocuzione possa vieppiù proseguire anche a livello nazionale nel prossimo futuro con nuovi e più autorevoli ruoli. Grazie Filippo. Grazie Luigi, grazie del buon auspicio e soprattutto grazie dell'invito. Sì, proverò a essere a dire queste tre cose che vorrei, tre concetti in pochissimo tempo. Ecco, l'altro giorno ascoltavo una trasmissione radiofonica sul Caporetto, sulla disfatta di Caporetto, e degli storici davano tra le altre cause, insomma ritrovavano tra le altre cause quella che i generali italiani pensavano di risolvere tutti i problemi con le circolari. E quindi pensavano, insomma, che inviando la nota al fronte automaticamente i soldati italiani avrebbero fatto esattamente quello che loro chiedevano. Sappiamo invece che è andato in maniera molto diversa, dove l'eroismo forse no, ha sostituito quello che era invece l'indicazione. Beh, io dico che oggi la professione vive un momento molto difficile, parlo della professione medica oggi, la viviamo con situazioni eclatanti, la FNOM ha deciso di abbandonare tutti i tavoli di trattative, ci sono, come dire, situazioni di grande fermento, e una delle cause che noi pensiamo possa essere è il
fatto che ci possano essere un ragionamento che è quello di voler come smantellare le professioni liberali, intellettuali e ridurle a professioni tecniche come quelle interviste, non le voglio intervenire naturalmente. Ma l'idea da dove viene? Dal fatto che si vogliono togliere dei diritti che vengono considerati come se fossero dei privilegi e che sono la libertà e l'autonomia della professione. E questo, da che cosa lo vediamo? Al di là di quelli che sono gli atti amministrativi, che talvolta sono correlati anche con le persone che ci governano o che ci amministrano, lo vediamo in alcuni esempi. Io cito qui l'articolo 2 del DDL sulle DAT, va bene? Il DDL sulle DAT, cioè le disposizioni anticipate di trattamento, richiama nella figura del medico esattamente l'articolo 3 del codice deontologico. Quindi richiama l'autonomia, la responsabilità, ma dimentica una parola, la libertà, che è presente nel codice, ma non è più presente nella legge, per esempio. Oppure, ecco, ci sono state altre situazioni anche di carattere normativo. Il decreto Lorenzin ha introdotto una vera e propria medicina amministrata, quello che il mio amico Ivan Cavicchi definisce come medicina amministrata, cioè il medico risponde esattamente a quei criteri previsti nel decreto, al di là di quello non può andare. Decreto che, come vedremo, è stato osservato dalla Corte Costituzionale. Oppure tutte le limitazioni AIFA, di cui parlava anche il senatore D'Ambrosio Lettieri. In nome di che cosa? In nome di una delle evidenze scientifiche che sono l'appropriatezza. Guardate, l'appropriatezza è solo uno strumento di valutazione della qualità del medico. Dovrebbero essere, come dire, applicate in maniera automatica da ogni medico. Diventano strane se entrano in processi legislativi. Perché, come dice, ve lo ricordo, l'articolo 33 della Costituzione, la scienza è libera. La scienza è libera. E non può essere in qualche maniera inglobata. Eccola qua, l'articolo 33 della Costituzione. Queste sono le sentenze della Corte Costituzionale, sono ultimissime, sono legate alla sentenza sul decreto Lorenzin, sull'appropriatezza, in cui si dice che la valutazione del medico ha un carattere personalistico. E continua in tanti casi, ve la potete andare a leggere, devo andare veloce in questo caso, ma vorrei richiamare anche questa sentenza della Cassazione e quest'ultima frase che mi ha colpito in maniera molto, molto forte, perché dice che il medico non è tenuto a rispetto di quelle direttive laddove esse siano in contrasto con le esigenze di cura del paziente. E non può andare esente da colpa ove se ne lasci condizionare, rinunciando al proprio compito e degradando la propria professionalità e la propria missione a livello ragionieristico. Sono dei richiami che i giudici ci fanno in maniera, come dire, devo dire, straordinaria, perché richiamano lo stesso senso dell'etica che ha da sempre animato la professione medica, senza la quale, credo, non si possa assolutamente svolgere questa professione, a meno che non ci volete mettere un computer al nostro posto. E quali sono? Ecco, io vi porterò soltanto un esempio di quello che sta avvenendo nella mia regione, va bene? Questa è una circolare datata qualche giorno fa, del 9-10-2017, con la quale si introduce un software che ha lo scopo di valutare l'appropriatezza. Ma in realtà che cosa succede? Che nel momento in cui il medico prescrive oggi un PPI, cioè un inibitore di pompa per il controllo per la terapia della cura di una patologia gastrica, il software ti dice se il farmaco è appropriato o meno. E saltando ovviamente qualsiasi tipo di, secondo me, di problemi di privacy, perché questo warning non fa altro che andare e interviene sui codici fiscali negli ultimi 7 mesi precedenti e analizza tutta la storia prescrittiva del paziente per sapere se c'è una cardioaspirina o un FAS che ne possano giustificare in qualche maniera la prescrizione. Ma il concetto della nota 1, faccio soltanto questa piccola chiosa, era legato al fatto che il medico doveva valutare il rischio emorragico,
che è una valutazione prettamente clinica, non può essere assolutamente, come dire, seppur il bravo ingegnere messo a capo delle politiche del farmaco di questa regione riesce a trasformare in un software, però nel momento in cui questo software, che potrebbe essere utilizzato a scopo personale medico, potrebbe forse avere una valenza, ma nel momento in cui diventa uno strumento di valutazione pubblica, capite bene come la professione viene assolutamente inglobata in una maniera tale che diventa assolutamente inaccettabile. E queste sono le motivazioni, che cos'è l'appropriatezza. Vi volevo soltanto ricordare che nel giudice della Corte dei Conti della Regione Lombardia dice che tra i criteri dell'appropriatezza devono essere rispettate anche le preferenze e le aspettative del paziente, che sono un aspetto totalmente misconosciuto, va bene, spesso dai burocrati, me lo permetterete, di chi emana molto spesso delle determinazioni, perché sono esattamente invece quello che noi dovremmo fare, perché vi ricordo, il medico ha l'obbligo del consenso informato, ma soprattutto di questa alleanza con il paziente che si basa proprio nell'ascolto delle sue esigenze. Vado sul diabete molto velocemente. Il professor Giorgino ha sostanzialmente racchiuso quelli che sono gli sviluppi che ci sono nel diabete e quali sono le raccomandazioni oggi forti sull'utilizzo dei nuovi farmaci che sono oggi di uso quotidiano e comune, però come voi vedete sono legate ai piani terapeutici. Questi sono delle incretine, questi sono degli glicosurici e così via. Sono piani che oggi possono prescrivere soltanto gli specialisti. Abbiamo fatto un passo avanti sulla prescrizione delle incretine, perché dopo il primo piano terapeutico che dura 6 mesi è possibile l'estensione automatica fino a 12 mesi per i pazienti con elevati livelli di emoglobina glicata, direttamente eseguito questo controllo dal medico di medicina generale. Però rimane la questione, io sono d'accordo con il senatore Mandelli e il senatore D'Ambrosio Lettieri quando hanno esplicitato questa loro obiezione al ministro attraverso una interrogazione parlamentare. La cronicità in Puglia, questo è il terzo argomento, lo farò in un minuto. Noi abbiamo dei gravi problemi in Puglia, siamo, come vedete, la regione dopo la Sardegna per incidenza, per prevalenza delle patologie croniche. Abbiamo un indice molto alto, i nostri cronici naturalmente assorbono buona parte della spesa sanitaria regionale, oltre 2 miliardi e mezzo, e ovviamente il piano nazionale delle cronicità, non ve lo sto qui a ricordare, richiama esattamente quelle che sono le strategie. Io devo dire che noi ci stiamo lavorando su questo, siamo quindi anche qui, c'è un livello di sintonia con la regione. E vorrei soltanto sottolineare il PAI, che è un piano assistenziale individuale che vorremmo mutuare da quello fatto in Lombardia, nell'esperienza fatta con i CREC, perché che cos'ha di particolare questo PAI? A parte che è individuale ed è personale, quindi al di là di quelli che sono i PDTA, cioè l'elenco delle prestazioni che dovrebbero essere utili e necessarie a quel paziente suddivise anche nel tempo, si aggiungono quelli che sono i problemi del singolo paziente. Ma la Lombardia che cosa ha fatto di più? Ha fatto sottoscrivere il PAI al paziente. Quindi in un patto di cura che diventa importante e interessante soprattutto per questa grande condivisione. Ecco, io penso che questo sia un po' la prospettiva finale. Qui ci sono dei numeri che sono veramente grandi per quanto riguarda i malati, vedete, del diabete. Questi sono i dati fornitici dall'Ares. È chiaro che nella stratificazione anche delle classi di rischio che sono state fatte, ovviamente la gestione non potrà che avvenire per le classi più basse in un sviluppo dell'integrazione con gli specialisti, che diventa assolutamente fondamentale per la gestione di questi pazienti.
Io terminerò qui, credo di essere stato nei tempi, vi chiedo scusa, ma un altro impegno mi chiama e quindi devo lasciarvi. Vi auguro un buon lavoro e vi ringrazio ancora per l'invito.